trittico di parole d'ordine dei governi: prudenza, cautela, silenzio quando si tratta di diritti umani, e silenzio è la colonna sonora dei regimi autoritari. Questo spiega perché occorre fare tanto rumore. Musica e guerra fanno rumore, lo stesso rumore che serve a svegliare le coscienze. I diritti umani sono al centro di Rumore Human Vibe, il docufilm in collaborazione con Amnesty International, diretto da Simona Cocozza, con cui è stata inaugurata l'edizione numero 14 del Bari International Film and TV Festival. Dal Kursaal Santa Lucia del capoluogo pugliese si è aperta la kermesse, che anche quest'anno vedrà oltre 130 proiezioni nel miglio dei teatri baresi per 8 giorni a tutto cinema. La cosa principale è che noi abbiamo attinto da quelli che sono gli archivi di Amnesty International, con tante immagini che spesso non vengono utilizzate dai media, perché sono immagini molto dure, molto forti e molto, molto, molto più forti, oddio, a vederle che a raccontarle. La mia musica si inserisce in maniera in punta di piedi, perché non sono, grazie al cielo, solo, perché lo dico e lo sottolineo questo, io sono sempre per la collettività delle cose, sono felicissimo che ci siano tanti altri colleghi, amici all'interno di questo mediometraggio, che alla fine sono tutti quanti musicisti e musiciste che rappresentano qualcosa anche per Amnesty International. Sono stati molti di loro premiati.